Sono le 11:30 di un giovedì qualsiasi. L'unica differenza tra questo giovedì e qualsiasi altro giovedì è che domani arriveranno di mattina, tipo alle 8, gli operai a mettere il pavimento in bagno in cucina. Questo significa che a quest'ora mi riduco a fare tutte le cose che avrei dovuto fare tipo tra ieri e oggi, tipo lavatrici, lavastoviglie, svuotare bagno e quantomeno il piano della cucina. Con il bagno praticamente ho quasi finito. Ho tolto tutto quello che c'era lì, ho tolto tutto quello che c'era qui, ho tolto il mobiletto di Ikea che ho comprato tipo l'ultima volta che sono stata da Ikea e l'ho messo qua nell'antibagno e anticucina e spero che possa stare qua perché secondo me comunque questo sarà un punto in cui lavoreranno. Lì c'è un po' di spesa che non ho ancora sistemato. Devo soltanto togliere i detersivi, lo spazzolino lo lascio lì, dico, comunque domani mattina prima che vengano gli operai devo lavarmi perché sono in condizioni pietose e comunque io la doccia di solito me la faccio. E tolgo pure queste cosine, mentre le cose della doccia le lascio così. Certo, ovviamente accappatoi, così asciugamani le tolgo. Perché non che io abbia capito molto, ma una cosa che ho capito è che dovranno tipo smontare i sanitari e con i sanitari ovviamente smonteranno anche il mobile del lavandino, il mobiletto accanto, perché in pratica io metterò sul pavimento del PVC, non tipo quello biadesivo, perché ci sono dei dislivelli, quindi insomma mi hanno consigliato, è venuto un tizio a fare un sopralluogo, però boh, non ho capito, non lo possono tagliare, lo devono mettere per forza sotto i sanitari, però per esempio la doccia ovviamente non la smontano, quindi metteranno questo pavimento a giro, così come in cucina. Vedete, alle mie spalle c'è il pavimento nuovo. Saranno passati ormai 15 giorni dalle prime clip, ma facciamo un piccolo passo indietro. Fondamentalmente io volevo un minimo trasformare bagno e cucina senza spendere tanto, perché se devo spendere tanto mi compro una borsa. Fondamentalmente i cambiamenti che volevo fare non erano funzionali a nulla, erano soltanto un minimo estetici. Se non avessi dovuto per forza necessariamente fare qualcosa per il pavimento della cucina, probabilmente il bagno mi sarei convinta a dipingerlo. Perché ho visto, anche grazie a voi, mi avete dato una grandissima mano d'aiuto, soprattutto su Instagram, che esistono un sacco di pitture, proprio per mattonelle di bagno e cucina. Però, a che mi ero decisa a fare qualcosa nel pavimento della cucina, ho deciso di fare la stessa cosa nel pavimento del bagno e sono andata da Leroy Merlin. Come vi dicevo, la mia intenzione era quella di spendere poco, per cui non avrei voluto minimamente togliere le mattonelle, fare un delirio. All'inizio io pensavo di prendere quel PVC che si attacca tipo come se fosse uno scotch, pavimento adesivo. In realtà è venuto un signore di Leroy Merlin, che poi è lo stesso che mi ha messo il pavimento, a fare un sopralluogo, e lui stesso mi ha detto che visto che le mattonelle di bagno e cucina non erano regolari, l'unico pavimento che avrei potuto mettere era questo, che è un PVC un po' spessino, tipo o 4 o 5 mm. Non avrei potuto mettere quell'adesivo perché sto dislivello si sarebbe visto e sarebbe stato brutto proprio, ma non avrei potuto mettere il laminato che costava meno. Perché boh, mi ha detto che nel caso in cui, non lo so, samma Dio, si dice a Palermo, ci fosse stata una fuga d'acqua, sarebbe stato un casino, si sarebbe creata muffa. Niente, lui ha visto quanti metri quadri avrebbe dovuto ricoprire il pavimento, che tipo di lavoro c'era da fare, è tornato da Leroy Merlin e mi hanno fatto un preventivo. Il materiale non ha un prezzo alto, perché alla fine credo di aver speso in totale 250 euro di materiale. La cosa che ha inciso parecchio nel prezzo, parecchio, però ha inciso, è stata proprio la manodopera, che è costata 700 euro. Vi dico i prezzi, in realtà ho già fatto questo discorso su Instagram perché magari c'è qualcuno che è curioso e vorrebbe fare la stessa cosa a casa sua e probabilmente può essere interessante saperlo, o magari no. La signora di Leroy Merlin che mi ha seguita è stata troppo graziosa e lei mi ha fatto vedere di questa tipologia di pavimento che il tizio che era venuto a fare il sopralluogo aveva indicato, la migliore, diciamo, quella più adatta. Non lo so, aveva diverse strade, boh, insomma, è di questa tipologia migliore. C'erano soltanto 5 o 6 fantasie, di cui due
simile mattonelle e poi le altre erano simili parquet. Non amo l'effetto parquet, così come non amo l'effetto marmo, io non amo la falsità. Però alla fine, valutando un po' i colori, così ho scelto questo, che credo che fosse tipo l'effetto parquet, non il più chiaro ma il medio, è un po' miele. Due signori sono venuti a casa mia, uno Bono e l'altro era quello che mi era venuto a offrire il sopralluogo. Non siamo sicurissimi del fatto che il secondo sia veramente Bono, perché ovviamente aveva la mascherina, quindi era Bono con la mascherina. Sono stati pulitissimi, velocissimi, perché i lavori sono cominciati alle 8 del mattino e alle 5 questi due signori sono andati via. Il pavimento è stato tagliato con una macchina, facciamo un bordello della Madonna, in balcone, ma nel frattempo quando loro tagliavano a misura, perfetto, tutto perfetto, passavano pure la scopa, quindi poi io sì, effettivamente ho dovuto pulire, però cioè, sono stati veramente puliti. E a un certo punto, tipo verso le 11, sono arrivati due idraulici. Ho capito che tipo io però i camminano sempre in due, tipo io e la mia amica che andiamo in bagno. E sti due idraulici servivano perché in bagno il pavimento andava posato sotto i sanitari. Non so come abbiano fatto con questi due mobiletti, perché all'inizio io volevo essere super attiva a riprendere tutto, poi mi infastidiva stare qua accanto a loro con le mascherine, poi c'è un sacco di polvere, per cui non le ho cagate e sono stata in soggiorno. E niente, io sono molto contenta della riuscita, cioè devo dire veramente molto contenta. Per un giorno non ho potuto passare lo straccio né proprio bagnare il pavimento, non so per quale ragione, ma io l'ho fatto, cioè nel senso non l'ho bagnato. E poi mi hanno detto che sarebbe servita una settimana per farlo assestare, perché all'inizio un poco scricchiolava, adesso non più, in cucina un pochino. Oltre al pavimento non ho fatto grandi cambiamenti in bagno, è per questo che in realtà molti di voi l'hanno già visto su Instagram. L'unica cosa che ho cambiato è il mobiletto che all'inizio di questo video vi dicevo che avrei voluto appendere in bagno, e l'avevo comprato proprio appositamente per questo, in vista di questo cambiamento, ma quando il pavimento era già fatto e ho chiamato mio padre per farmi aiutare, mio padre mi ha detto che bucando ste piastrelle, visto un basso piastrelle orrende, probabilmente avremmo fatto danni, e quindi io ho detto vabbè, niente. Ho portato quel mobiletto nello studio, sicuramente mi servirà a qualcosa, e ho comprato un armadiettino aperto, una sorta di scaffalatura che adesso montiamo insieme. Considerato che il fatto che ci siano tutti questi pezzi non mi rallegra, sono anche molto incazzata perché ho scoperto di avere praticamente tutte le punte dell'avvitatore distrutte. Oh mio Dio! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, 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 dove sei finita? No, 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 non ti troverò, ma dove sono queste di merda? Ho solo vista una qua sotto. 22, 23, dove la stronza? Che manca la fe. Ho appena realizzato che per mettere questo mobiletto lì devo togliere quella roba. Che effettivamente è anche abbastanza brutta da vedere. Io sono ancora tutta sporca. Ho comprato due ceste soltanto perché quelle che volevo io non c'erano. E siccome ne avevo bisogno ho detto vabbè, vediamo come sono. Quindi ne ho prese due. Caruccia, però non ci azzecca niente. Questo era il mio più grande. Questa era la mia paura, che non c'entrasse niente. E infatti no, però forse non disturba.
Probabilmente la cosa più brutta è questa, tipo striscetta che hanno dovuto mettere tra il PVC e il mio parquet, e perché altrimenti era orrendo. E questo è veramente, secondo me, c'è la cosa un poco più brutta. Però sentite dal rumore, sembra quasi un po' legno. Gli unici tre mobiletti che ci sono in questo bagno, tra cui quello che abbiamo montato insieme, sono di Ikea e sono della linea Hemness. Entrando subito a sinistra c'è questo piccolo Hemness che in realtà è molto capiente, infatti all'interno ci sono tutti, o quasi, una gran parte, dei miei prodotti per fare la skincare, e sono tutti contenuti in questi contenitori super economici di Ikea. Là sotto invece, in genere, perché adesso la signora delle pulizie ha tutta una sua tecnica, sa lei dove tiene le cose, però io di solito tengo le cose per pulire il bagno. E qua, forse un po' in mezzo al cazzo, però in realtà ci entra perfettamente, proprio in linea con la porta, c'è il cesto delle cose sporche. Non vi faccio vedere quel cassetto del lavandino perché è vergognoso. E nelle ceste che ho qua sotto, qui praticamente non c'è più niente, adesso vedrò, sicuramente troverò modo di riempirla, però attualmente è vuota, mentre in questa ci sono tipo acqua ossigenata, carta igienica, queste cose. La doccia è sempre uguale. E poi nel mobiletto che abbiamo montato oggi ho messo un po' cose a caso, devo dire, perché tipo in questo cesto ci sono cose random per il corpo e per i capelli, e non dovrebbe essere così. Qua ho messo una cesta con tutte le maschere tipo sheet mask, il contenitore delle spazzole e dei cerchietti, un contenitorino così a caso che prima stava posizionato lì, e poi questa effettivamente è l'unica cosa che per me ha un senso, perché è la cesta con tutti gli accessori per asciugare i capelli e metterli in piega. Volevo farvi vedere questo, che duci! È il sapone per le mani di Puro Amore. E questa è una testa di moro. E poi qua è esattamente tutto uguale. Ovviamente la cosa che effettivamente è cambiata è questo, secondo me lo fa sembrare quasi un bagno diverso, è il pavimento. Altra cosa tecnica, mentre in cucina hanno messo il battiscopa, ovviamente in bagno non era previsto sin dal principio, il pavimento è tutto contornato da una striscetta di silicone di colore beige, mentre attorno ai sanitari il silicone è bianco. Quando ho scelto il pavimento non mi ricordavo minimamente che in queste piastrelle ci fosse una punta di beige, e quindi per assurdo, da quando il pavimento è così, con questo effetto legno, il blu e soprattutto questa orrenda greca è più spento. Ho messo qua questo diffusore alla rosa, è un robino, in questo momento vi ho messo la sua pellicolina, che mi ha fatto scoprire Francesca Fralow, e poi in realtà ne ha parlato anche Leonora su Instagram. E praticamente questo robino serve a tenere fermo il telefono, così io lascio il telefono lì e faccio le storie da qui. E niente, picciotti, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che il mio bagno adesso vi... non dico vi piaccia da morire, però insomma lo troviate più carino di come era prima. Io sicuramente sì. E niente, picciotti, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo domani con l'ultimo video della settimana, dopodiché domenica facciamo una direttina su Instagram e ci auguriamo buona Pasqua. Se non avete ancora visto i video che ho girato questa settimana, li trovate tutti nella i qua, ve li ho messi in mezzo al video, ma se cliccate la i ci saranno tutti i video della settimana. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, exo, la retro!